Morte in diretta, show dei record. Avete capito bene? Si verificò infatti una morte, proprio lo show dei record, non nella versione italiana, quella che conosciamo e che viene trasmessa su Canale 5, ma nella versione americana, probabilmente quella più seguita, quella che possiamo definire come quella originale. Beh, lasciatemelo dire, quella morte fu veramente angosciante. Si vedeva infatti un uomo, probabilmente di nazionalità estera rispetto a quella americana, che mise a non dura ma durissima prova il proprio fisico. Un fisico che di per sé era ben messo, un fisico che di per sé era fatto bene, si mise a infatti eseguire una prova veramente devastante. Il non respirare per una quantità di tempo non prolungato, ma di più, prolungatissimo. Una quantità abominevole di tempo senza respirare per riuscire a mettere a dura prova i suoi polmoni. C'è da dire che prima di eseguire questa prova, costui, quest'uomo, prese tutta l'aria possibile e immaginabile e la raccolse nei suoi polmoni, quindi la prese, la raccolse nei suoi polmoni e poi eseguì la prova. La prova fu, diciamo così, terminata perché per l'appunto ci fu la misurazione, o meglio la, come dire, situazione che precipitò, e ovviamente già prima c'era comunque la misurazione del battiti cardiaci, perché penso, come sapete bene, quando una persona sceglie di fare una prova in cui mette in pericolo la propria vita, vengono fatti controlli antecedenti, viene monitorato il cuore, viene monitorato se una persona riesce effettivamente a farlo oppure no. Costui stava bene, godeva di ottima salute, già in passato aveva infatti provato a fare la prima prova, quindi quella di trattenere il respiro per più di 10-15 minuti di tempo. Anche in questa prova voleva provare questo record, ma ecco che non ce la fece. Dopo un po' non riuscì a farcela e morì. Una morte in diretta allo show dei record. Questo è quanto vi invito a riflettere quando una persona sfida i propri limiti, a volte si verifica morti tragiche come questa. Grazie, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti.